Good afternoon, Mr. Minister. It's a real pleasure to be here with you today. And actually, before discussing about the train, I just want to remind everybody that 2 years ago, in Berlin, at the same place, we committed to present the train today. And I think this is only the result of a very nice partnership, very strong partnership between Alstom, Ferrovie dello Stato, Trenitalia, to be able to keep up this promise and to present to you our train, the POP, today, precisely on time and in line with our schedule. So thank you for all of you who have participated to this endeavor and for this success. Buonasera a tutti, sono Enrico Paolafage, il CEO e l'amministratore delegato di Alstom Group. È un piacere particolare perché 2 anni fa ci siamo proprio incontrati qua a Berlino e ci siamo impegnati a mostrare oggi quello che vedete qua, il risultato di un partenariato e di una cooperazione tra le nostre aziende per produrre appunto questo treno POP preciso in tempo e in orario, appunto risultato dei nostri sforzi uniti. Un partenariato piacevole e molto forte. At Alstom, we fully embrace the revolution of railway which has been launched by Trenitalia and to put the passenger at the heart of our trains. All'Alstom ci sentiamo particolarmente proprio impegnati nella missione della quale abbiamo già parlato prima, ovvero di porre il cliente, il passeggero, il viaggiatore al centro dei nostri sforzi. A lot has been said on the trains and the technical capabilities of these trains. So let me just outline what are the main features which are very close to my heart. Dunque già sono state enumerate o comunque citate alcune delle capacità tecniche, delle caratteristiche tecniche di questo treno, ma vorrei a questo punto ricitarle perché sono proprio nel mio cuore. Because of course these trains have to be passenger friendly and that's why they have wide windows and we have worked on the light inside the train. But also, and I believe this is the future of trains, we need to be inclusive. So we need to make sure that all passengers are comfortable going on our train, riding on our train. So that's why I think we've made some specific efforts for accessibility. And with the low floor of the train, it's easy to be ride by PMRs. Proprio in questo contesto vorrei innanzitutto mettere in evidenza la luminosità, ovvero i finestrini che sono particolarmente grandi e anche proprio il sistema di illuminazione del treno. Il treno intende essere inclusivo, tutti i suoi passeggeri, veramente tutti devono sentirsi a proprio agio su questo treno, ecco perché per esempio metto in evidenza una specifica di questo treno molto particolare, ovvero lo scalino d'accesso molto molto basso. The second feature is our trains have to be environmentally friendly. So we have worked particularly on the energy consumption. And this train, the POP, will be using 30% less energy than the previous generation. 30% less energy. In secondo luogo ovviamente l'impatto ambientale c'era particolarmente a cuore, ecco perché siamo riusciti proprio a ridurre il consumo energetico di ben il 30%. And all that is only possible thanks to the usage of digital technology. We have onboard systems, we have continuous interaction between the track and the trains in order to optimize all the operations of the trains. È possibile, è stato reso possibile solamente dall'uso di dispositivi digitali. Infatti c'è un'interfaccia continua tra il numero di passeggeri e il treno stesso. So, Mr. Minister, thank for your trust. I think this train will mark a new era in the regional operation in Italy. Ringraziamo particolarmente per la fiducia dataci, concessaci e siamo sicuri che questo treno contraddistinguerà l'inizio di una nuova era nei trasporti regionali su ferrovia. So with that I will leave the floor to Michele Vieri who is heading our operations in Italy.